in questo mondo medico, ma le altre medicine, medicina alternativa, l'omeopatia. Io rispetto chi ci crede, cioè c'è chi, sempre un mio amico si è messo in testa che il sonno è prevento, che la sua melatonina va bene, basta, io non mi ho niente a parlare, io continuo a prenderla, perché è un, se ci credi funziona, probabilmente funzionerà anche, a me no, niente, però probabilmente a certe persone alcuni farmaci, non di chimica, ma funzionano, quindi di rispetto. Io personalmente credo più alla farmacologia, però la scena così. Dopo la scena così. Sì, lei gli dà la passicola per passa con che lazzo, ma che poi che lazzo non esiste veramente. È un ottimo campionato. Sì, molto, hai molto. Tu soffri molto di insonnia. Sì. Però ormai mi sono abituato, non è più un problema. Prima era un problema, poi ho capito che mio zio Corrado dormiva 3 ore a notte e mezz'ora il pomeriggio, ci ho avuto 3 infarti, però mi porto a 93 anni, 94 anni, mia madre dormiva 4 ore e mezzo, cioè di famiglia noi eravamo persone che dormivano poco, quindi abbiamo bisogno di pochi, non li ricercare lì. Quindi io quando arrivo a 6 per me è come le 2:08, ma in genere sono 5 e mezzo, 5 e 3 quarti, ma ormai non ne conto più quello che va, come va, va. Il problema è quando fai un film molto faticoso, devi dormire, magari devi girare di notte e devi dormire la mattina, e allora là lo confesso, cerco di aiutarti con qualche cosa per far vedere quella che se no non ce la fai. Però non è più un problema, ormai sei capito che è una cosa ereditaria e familiare, ce la vediamo. Ma è vera la cosa che tu parlavi con Fellini alle 6 del mattino? Allora, a parte il fatto che Fellini non dormiva mai, lui aveva un grosso problema, lui era veramente uno tipo il zio Corrado che dormiva 3 ore a notte, o niente. Io ricordo, l'ho anche raccontato in un libro, La casa sopra i portici, una sera io uscii da un appartamento in via del Babbuino e trovai Fellini che stava appoggiato a un muro così. Io lì per lì, questa immagine era anche un po' ambigua, dico ma che fa questa come tre quarti di notte appoggiato al muro? Sembrava uno che stesse per rimorchiare qualcuno, dico Dio mio. Poi mi sono avvicinato, lui Carletto, che fai? Dico adesso sono andato a trovare un amico, dico tu che fai? Aspetto che arriva la macchina della polizia, mi porta in giro, mi guardo un po' quello che succede dentro la città. Quindi lui andava in giro con la macchina della polizia, andava a vedere tutti i casi, le cose, le zozzerie che succedevano, perché per trovare ispirazione. Diventavamo molto amici, anche perché lui veniva spesso a casa dei miei a cena, insieme con Giulietta, e lui mi disse, ti posso rompere i coglioni, visto che dormi poco come me, la mattina alle 7? Dico, volentieri. E per 2 settimane lui mi ha sempre fatto delle telefonate alle 7 in punto di mattina. Sentivo la segreteria, c'era la vecchia segreteria all'epoca, ma non là, dimmi Federico, c'era una solita vocetta, e lui mi chiedeva molto del mondo, della realtà, perché lui non amava più questo mondo che si andava trasformando. Stiamo parlando degli anni, dei primi, del 92, 93, e lo sentivo molto, come un po' depresso, un po' amareggiato da un mondo senza poesia. Allora cercava da me la spiegazione su alcuni fenomeni, soprattutto nei giovani, nella realtà, nella società, e mi interrogava molto. E per 2 settimane siamo andati avanti così, è stato molto molto interessante, ma ero più io che parlavo e lui che ascoltava. Poi dopo lui non era, è stato bene e quindi è terminata questa piacevole conversazione mattutina. Però mi dispiaceva sentire un uomo che era stato, per me Fellini è il più grande regista italiano, in assoluto, sicuramente tra i più grandi registi del mondo, però non è stato soltanto un grande regista, è stato un grande psicologo della figura umana, come ha capito lui Roma, non ha capito nessuno, perché non ci, per
capire Roma tu non devi prendere un romano, tu devi prendere una persona che ha osservazione, però viene da fuori. Chi ha capito meglio Roma? Fellini, Ennio Flaiano, Amidei, Pasolini, cioè sono tutte persone che vengono qua da Italia, del nord-est e del centro-est, cioè forse perché poi siamo assuefatti di certe volte determinate cose, quindi come l'hanno colta loro nella miseria, nella poesia, nella violenza, nel degrado, nella magnificenza, non porta nessuno. E quindi Fellini era un grande psicologo, era un grande scenografo, era un grande pittore, era un grande truccatore, era tutto Fellini. Quindi... fammi sentire se c'è la raga, fammi sentire quello che...
però sono bravo a indovinare, allora entro e sento niente, un culo perfetto, faccio pure un giro, sta buono, va tutto bene, a un certo punto spingo, lui fa, io le devo fermare, no, fermate, fa, levo il dito, io dico, a metà non ho sentito niente. Allora ti faccio la domanda che apre veramente la diagnosi, ma la BB come va? Ah, problema, come fa? Dico, perché? Dico, la fai a faccia intermittenza. Allora questa cosa mi ha messo un dubbio che c'era forse probabilmente un qualcosa che poteva comprimere in qualche modo la recitazione, ma non so. Allora ho detto, senti, mi fai andare più lungo? No, dai, ormai se no, ma scusa, vado più, arrivo fin quasi verso la costa, a un certo punto sento una cosa non bella, secondo me, una specie di morosità, ho sentito molto grossa, non buona. A quel punto ho levato e ho detto, senti, facciamo una bella cosa, domani ti prendo un appuntamento da questo bravo professore, ti assenterò, fate fare l'esame che ti ho fatto io così in maniera un po' ridicola, lui te lo farà meglio e cose. Tre giorni dopo è stato operato, non avevo una bella cosa, però a fine operazione mi hanno detto, lei deve fare un grosso regalo a Bertone, lo sa? Ancora pochi giorni partivano, si rompeva tutto e partiva la partita. Di questo qua, in qualche modo, grazie a quella visita ridicola con la figlia che ci ha preso per 2 euro, però è andata a buon fine. Quindi io sono molto sicuro. Attenzione, io non voglio l'applauso perché sono bravo io, per me non è bravura mia, è demerito di quello là, scusate, ma quello è medico, scusa, tu devi sapere. Appassionato da un'anno, ma quello che ci ha preso la laurea e dice una cosa nervosa, una cazzata del genere. Vabbè, ti ho raccontato la visita, è stata una cosa un po' ridicola, ma però è stata così. Allora, non è che il cinema è una grande medicina? Il cinema è una grandissima medicina, è una medicina per il pubblico ed è una medicina anche per chi lo fa. Io ci sono dei momenti che magari c'è qualche problema, qualche cosa, però lo stare sul film, farlo bene, non ti, poi sul set non ti puoi distrarre mai, soprattutto quando vedi più male, aiuta molto, però aiuta molto il pubblico, sai. Allora, voglio raccontarvi una cosa che secondo me è anche molto poetica, fa un po' ridere, però c'è tanta poesia ed è una cosa molto toccante. Un giorno, mentre stavo nel mio quartiere di Monteverde, vengo fermato al bar da una signora che mi dice, signor Bertone, senta, io le vorrei chiedere una cosa che è un po' strana, mi può anche dire di no. Prego, signora, mi dica. Io ho una sorella, sì, purtroppo ha pochi giorni di vita, mi dispiace, sta a casa, io abito là e mi indica il palazzo. Mia sorella ha espresso un desiderio di conoscerla. Dico, vabbè, mi dica, guardi, non ci saranno da aspettare tanti giorni, se non andrà via presto, le devo fare questo regalo. Io dico, sì, vabbè, la voglio ringraziare perché con i suoi dipinti, le cassette, insomma, mi ha fatto passare tutte queste settimane che sono state veramente brutte, con gli antidolorifici, le cose. Però io mi sono preparato andando in una casa sconosciuta, però questa signora era stata sincera, sicuramente sentivo che stavo facendo una cosa giusta. Ma sono andato, ho trovato la signora in condizioni veramente brutte, era turbata. Allora tu sei staccata le cose e mi ha teso una mano per tutta piena di cose, ma ho detto grazie. Io signora, grazie a lei. Sì, mi fa un po' di compagnia, molto volentieri.
io voglio dire grazie, io perché Matteo così povero, sapesse questi film, guardi, ce l'ho tutti, ha fatto la collezione comunque settimanale, ce l'ha tutti i libri, mi hanno fatto tanta compagnia e ci siamo messi a parlare nel più del mio. Era una che aveva frequentato molto la Bettencino, una bellissima donna, perché aveva una grande fotografia di lei qualche anno più giovane, era veramente una donna bellissima, aveva conosciuto anche Federico Guerri e mi ha raccontato tante cose. E a un certo punto io dovevo stare 20 minuti, mezz'ora, il nostro colloquio è durato 2 ore, perché io non mi staccavo più, perché lei era, vedevo che era contenta da raccontare, aveva dimenticato il dolore. E io stavo lì sentendo che non avevo più il disagio di stare in una casa con una persona in quelle condizioni, che non era molto bello da vedere, però sentivo come uno stato benessere dentro, sentivo che ero utile, sentivo che ero utile anche a me stesso. Quindi quando sono uscito, ci siamo salutati e lei mi ha detto, se un giorno mi andrà di venire sempre che io sia ancora viva, addio, signora, sicuramente, non avevo molte speranze. Dopo 6 giorni la signora se n'è andata via. Si è sparsa nel quartiere la voce, ma non sai che perdono è andata la signora che è stata lì? Allora, improvvisamente tutti andavano a aprire al bar, signor sente, io ho mia moglie, che gli ha preso un ictus, però lei è venuto un giorno a comprare i calzini da lei, perché noi ci andiamo alla merceria, a piazza lo Spermino, verrebbe un attimo a casa. Quindi io praticamente ho fatto 10, 12 famiglie, perché la detto la porta si arriva e purtroppo spesso era. Però sono sempre stato carino nelle cose, cioè ho fatto un'opera di apostolato, però alla fine. Come quando ho smessa questa cosa perché insomma io cominciavo a diventare un pochino troppo, ma più che altro era straziante, non era una cosa un po' semplice, soprattutto quando una ragazza, Fate Bene Fratelli, mi disse che voleva un autografo sul libro e aveva una malattia terribilissima e mi ci mandò Claudio Ranieri che conosceva la famiglia e tutto, mi chiese, sono molto amico di Claudio, quindi glielo feci, che è stato cortesia, e poi speravo di poterci tornare quando ci sono, la ragazza purtroppo non ce l'ha fatta, cosa. Però questo per dirvi che, ecco per chiudere, cioè uno si sente utile, ecco, mi sento utile col mio lavoro se poi ci sono queste cose, poi a un certo punto da un dito ti prendo il braccio, però ci sta. Se lo puoi fare, va fatta una cosa del genere, perché fin dei conti è gente che ti fa un applauso anche nel dolore, in qualche modo, ti dice grazie. E questo secondo me sono cose che valgono più di qualsiasi premio, perché ti senti utile, ti senti veramente utile, quindi la persona, se anche stai facendo qualcosa di utile, devi fare però dei buoni film, ecco, perché mi dà questo. Sai che ci sono degli studi clinici che dimostrano che i valori che si producono nella del sangue di un paziente migliorano la sua vista del medico. Nel momento in cui il medico entra in casa oppure nella corsia, sono stati fatti degli studi a dimostrazione che l'attenzione del medico già di per sé opera un miglioramento. Quindi quello che ci racconti in realtà è la funzione del medico, è la funzione di accoglienza del disagio, che già di per sé è una forma straordinaria di cura. Assolutamente sì. Molti medici dovrebbero essere meno bruschi, devono essere, non devono recitare, però devono dare sempre della speranza, devono saper trattare il paziente, è molto importante. Quando c'è un medico severo che mette paura, che capisci che non dà speranza, una cosa eccetera, non fate bene, il medico deve essere anche un pochino attore,
ma anche un po' del supportista certe volte. Quindi sono delle persone. Come racconti te, che basta una parola detta bene, la presenza, la vicinanza, la premura, e sono tutte cose che fanno bene lo spirito in qualche modo. Poi sa, a fare il suo corso, chiaramente è un po' bene, però intanto passare la giornata bene è fondamentale, capito? È importante. Ma che dici? Abbiamo superato largamente l'ora che ci eravamo prefissi. In realtà è triste lasciare questo medico. Non so, c'è qualcuno di voi che può fare una domanda? Io non lo so, sono pronto anche a questa, visto che sto qua. Non la visita, perché il clima può essere rischioso. Se c'è qualcuno del pubblico che può fare una domanda, a questo punto approfittatene. E se no, su qualsiasi argomento, mica medico, anzi, mi fa un favore se c'è qualcuno. Io vorrei fare una domanda. Prego, vieni qua. Posso venire là? Sì, sì. E su in alto, forse. Ah, sì, in alto, sei su in alto. Tra l'altro vengo da Roma come lei. Ah, ok. E volevo chiederle qual era il suo film preferito, tra quelli che lei ha fatto. Guarda, è una domanda difficile, perché sono tutti figlietti i film che fai, quindi vuoi anche bene a quello che è venuto o meno bene, perché magari ci hai faticato tanto, ci hai sperato, poi non è andato come doveva andare. Però io credo che i film migliori, secondo me, siano probabilmente due, come compattezza, sono Compagni di scuola e Maledetto il giorno che tu hai incontrato, insieme Dal lupo al lupo. Ecco, questi tre film secondo me sono, perché sono più compatti. Però mio padre, per esempio, amava moltissimo Corotalco, e Corotalco non l'abbiamo dovuto toccare. Però quelli, Compagni di scuola, Maledetto e Dal lupo al lupo, sono quelli che sicuramente hanno. Però mi piace anche Il mio miglior nemico, mi è venuto bene quel film, molto bene. Personalmente sono anche molto legato a Solo passo di Risblonde, perché amo le atmosfere nordiche, amo la musica. Era una storia un po' tristanzuola, però mi sono trovato molto bene con Claudia, poi il Belgio, quindi sono uno dei pochi che ama tantissimo il Belgio, con i suoi, il suo grigiore, le sue nebbie, la sua pioggia. Cioè, io sono un po' leopardiano, come diceva questo Palestino, quindi è il segno del quaderno, però ecco, quei tre film là sicuramente, insieme anche a Corotalco, sono quelli riusciti meglio. Però ognuno di voi ha il suo. Qualcuno mi dice: ma Bianco Rosso e Verdone lo metti? Certo che lo metto, però se vogliamo mettere come film compatto, le dico Compagni di scuola e Maledetto e Lupo al lupo hanno qualcosa in più. Poi mi scoccia perché Barca Viaggi di Nozze, però non la posso di troppo. però visto che abbiamo visto Italo in quel fermo di fotografia, io mi ricordo quella scena di una malinconia assoluta finale, di Ivano che prende a calcio il pallone, tornando a casa, nella casa piena dei il cinema può guarire un po' di quella malinconia. Allora, il finale del film non doveva essere, io non volevo fare il finale, non volevo realizzare il finale, girare il finale che avevamo stabilito con Benvenuti e De Bernardi. Alle 10:30 di sera chiamo Leo Benvenuti e dico: Leo, senti, io, a me quel finale non mi piace e lo devo girare domani. Io ho pensato di girarlo così, e io ti raccontai esattamente. Lei che dice stanca, quindi non doveva più di fare lo strano, quindi una coppia che si è esaurita, praticamente andiamo a fare uno strano, sono andati oltre, quindi hanno consumato tutto già prima e rimangono completamente privi anche di dialogo, e lui comincia a fare.
palleggiare, mentre lei va a dormire stanca, si riesce il matrimonio a finire, comincia a fare dei lidi in porta con un ragazzino di 12 anni, fa anche se c'entra il gabinetto con il pallone. Quello mi sembrava un finale più giusto, certamente un finale un po' amaro, un po' malinconico, io non lo ricordo. La gente rideva tanto, poi improvvisamente usciva dal cinema, tutti quanti un po' così. Però, sì, lo so, però io sono fatto così, non posso violentarmi a fare delle cose che non sono mie, ma perché un sacco bello non finiva in maniera cipriniana con lui che va da Padispoli, anche quello, Bianco Rosso e Verde non finisce con la morte della nonna. Borodacco finisce addirittura con loro due che si capisce che si incontreranno, continueranno a vedere che sono infelici in matrimonio. Ogni finale ha un tocco di malinconia in qualche modo, però non ci posso fare niente, fa parte di me, cioè non lo sento mio se non finisce. Poi magari gli viene maledetto il giorno che tu hai incontrato, in cui non c'è malinconia, c'è anzi il riscatto, con Margherita e finisce per... andiamo via, è come un finale americano, mi piace tanto, ma non c'è nessun tipo di malinconia. Però è presente in me, io sono fatto così, cioè, sono quel libro che avete letto, La casa sui ricordi, io sono solo quello. E noi lo ringraziamo molto perché ha fatto come ha fatto.